Ciao a tutti da Marco Volpi dal Porto di Livorno. Avete visto l'inquadratura iniziale, 250 VM, è la barca che è nata con la collaborazione mia e di Tuccoli con un progettista che è Oris Dubaldo. Abbiamo finalmente, dico finalmente, messo a punto il 250 VM, finalmente, perché quando si fa un progetto nuovo, un'imbarcazione nuova, ci possono essere degli errori che vengano fatti, e l'errore è stato fatto. Avevamo due possibilità in carena col bracket di fare un'opzione o l'altra. Io onestamente ero più propenso per l'altra. Abbiamo deciso comunque di fare la versione che poi è stata quella che è stata presentata al Salone di Genova, e onestamente la barca non era per le mie aspettative, almeno la navigazione non era una navigazione perfetta. Siccome io sono un perfezionista, abbiamo poi portato la barca in cantiere dopo Genova, ricordo a tutti, tanto per puntualizzare, è stata varata il giorno prima del salone, quindi il motore non era all'altezza giusta, il bracket aveva, diciamo, un'inclinazione, una delle due opzioni, come vi avevo detto. Alla fine abbiamo portato la barca in cantiere, abbiamo messo mano all'imbarcazione, abbiamo modificato il bracket, inclinazione, portanza e tutto. Oggi la barca è spettacolare, il motore è all'altezza giusta, ricordo il motore 300B della Suzuki Dual Prop è all'altezza giusta, l'imbarcazione ad oggi è perfetta, e quando Marco Volpi vi dice perfetta vuol dire che è veramente perfetta, altrimenti non mi esporrei. Siamo qui sulla prua del 250 VM, vi vorrei far vedere un po' cosa abbiamo realizzato sul mio progetto, sulle mie indicazioni. Si parte proprio dal musone di prua e si guarderà tutta la barca fino alla poppa. Due gavoni per l'ancora, o meglio due sportelli che danno accesso al solito gavone ben ampio. Due sportelli per facilitare l'ingresso sia a destra che a sinistra, però con la variante di poter collocare anche il zarpa ancora elettrico centrale, proprio per chi lo vuole. Il pescatore non lo vuole il zarpa ancora elettrico, però il diportista gli fa piacere andare a calare l'ancora nella baiettina con col zarpatore elettrico. Quindi due gavoni, un bel musone, vedete bitta centrale di prua scomparsa e due bitte fisse laterali. Questa serve ad esempio per ormeggiarsi quando siamo all'ancora e tenere l'imbarcazione perfettamente nello spazio centrale, quindi evitare anche quegli sbandieramenti dovuti al fissaggio sulla bitta laterale. Subito dopo la prua troviamo un vano dove si accede praticamente a un mondo. Dico un mondo perché io ho concepito la barca come, permettetemi il termine, come una roulotte, perché noi abbiamo bisogno in Italia di spazi. Questa è una barca che ha 16 gavoni, una barca simile alle americane, dove non sai dove neanche poggiare il cellulare perché non ha gavoni. Questa è un mondo, si entra dentro, ora vedete già allestita, è già, diciamo, è già in azione pesca. Questo è un gavone di prua che ho realizzato personalmente io, dove posso stoccarci qualsiasi cosa, normalmente anche pesi, piombi, roba che mi necessita. I salvagenti l'ho collocati di prua tramite una rete di fermo, perché i salvagenti in barca sono comodi e è un discorso di sicurezza, però rompono sempre le scatole, sono voluminosi, quindi se si riescono a mettere in un punto dove non ci danno noia è meglio. Zattera, poi si va al gavone, diciamo gavone maggiore dell'imbarcazione. Sarebbe una semicabina, volendo una zingarata, uno o due ci possono anche dormire mettendo delle tavole, però non è nato per dormirci, diciamo, è nato per stoccarci la roba, perché noi in Italia facciamo le traslochi quando andiamo a pescare e molto spesso non possiamo portarci via sempre le attrezzature. Ad esempio questo è un pozzo dove riporvi cassettoni, ghiacciaie, canne, attrezzature, ancore, come vedete, ancore. Cioè è un posto veramente asciutto e comodo per riporre qualsiasi tipo di attrezzatura. Gli sgrondi sono fatti alti e larghi in modo da far defluire perfettamente l'acqua, sia piovana sia
eventualmente anche di mare, ma questo al 2,25 schizzi ne prende veramente pochi, credetemi. Qui abbiamo una comoda seduta da sfruttare soprattutto l'estate o anche in navigazione per due persone, e sotto vi è un altro capiente gavone che, come vedete, arriva veramente un bel po' in là. Gavone, perché io ho voluto fare veramente tantissimi gavoni, perché lo spazio in barca non deve mancare. È vero che se ne abbiamo tanto lo riempiamo, va bene, se ne abbiamo poco ci abbiamo la roba a giro sempre in barca. Poi andiamo nella parte centrale dell'imbarcazione. Qui vi è una bitta a scomparsa, comoda per il fissaggio di un parabordo, fissaggio di un ormeggio, oppure per un'ancora galleggiante quando facciamo una pesca a scarrocce, la vogliamo mettere laterale. Qua da questa parte ho fatto mettere accanto i due tappi, sia quello della benzina sia quello dell'acqua, per avere dall'altra parte spazio per poterci piazzare un salpapalamiti o un portacanne subito lì nei pressi della seduta. Qui ci troviamo davanti ora alla zona di comando, alla plancia di comando, e come vedete è una plancia di comando particolare. Particolare perché? Perché mi sono ritrovato a montare su tantissime barche, tra le più belle del mondo, tra le più blasonate, e non sapevo neanche dove appoggiare il cellulare. Cioè, e quello è un difetto di un'imbarcazione, perché noi abbiamo bisogno, un pescatore ha bisogno di piani d'appoggio per poter posizionare gli strumenti che utilizza, forbici, o cellulare, o lo slamatore, o la bustina di ami, e qui come vedete c'è 1, 2, 3 e 4 ripiani. Quattro ripiani carini, comodissimi, pratici per la pesca. Dopodiché poi ci sono una strumentazione, a me, vi dico subito, non piacciono gli strumenti grandissimi, anche perché sono a mezzo metro dagli strumenti, quando un 7 pollici, un 9 pollici ce n'è veramente di sufficienza. Però io posso contare su 3 GPS, 1, 2, 3 e 2 ecoscandagli. Questi sono strumenti della Garmin multifunzione, il 9 e 22 e il 7 e 22, che posso decidere se dividere lo schermo o a schermo intero. Normalmente utilizzo uno come ecoscandaglio e uno come GPS. Più ho il mio portatile Montana, che è sempre con me, perché se decido di andare a pescare, ad esempio, con un mio amico, qua ho tutti i punti della mia barca e quindi non devo trascrivermi o fare cose strane. Doppia leva comando, questa è la leva elettronica del 300 Suzuki Dual Prop, questa è la leva del motorino, 15 cavalli sempre Suzuki, barra di collegamento su dei motori, quindi agisco di qui. Volante regolabile, e quindi per avere, diciamo, la posizione ottimale sia che si navighi in piedi, sia che si navighi a sedere, sia che si faccia traino. Il volante regolabile è una cosa importante. Poi si passa a degli sportellini che ho realizzato io personalmente. Purtroppo so fare tantissime cose, e quando sai fare tante cose poi ti viene le voglie, vedete? Sportellino dove ripongo del materiale asciutto, uno sportellino studiato apposta con un tappo estraibile per non fare entrare mai, dico mai, l'acqua all'interno. Qui vi è la parte, diciamo, sotto la console, dove si può anche accederci dentro per poter lavorare all'impianto elettrico o fare altre cose. Vedete, qui ci sono 5 fori da 100 mm di diametro con la guarnizione morbida. Questi servono per poter infilare le canne direttamente da questa posizione o dall'interno anche dell'imbarcazione, perché noi vogliamo lasciare delle attrezzature a bordo, magari allarmare anche la barca. E possiamo lasciare delle canne fino a 5, 6, 7 canne, perché in ogni foro possiamo introdurcene anche un paio, soprattutto che siano canne da traino o canne da bollentino, e questo per poter posizionare delle canne all'interno dell'imbarcazione. Questo è lo sportellino, diciamo, del vano superiore, dove è alloggiato il VHF, e qui c'è un altro di questi, diciamo, a incompleto ancora, di questi sportelli che realizzo io e che può realizzare il cantiere. Questo è stato messo veramente ieri sera, avevo già fatto il taglio, ma c'è da rifinirlo chiaramente e fare un lavoro migliore, però il concetto è quello dello sportellino che non faccia entrare assolutamente acqua all'interno. Vedete, ha due fermi, ho fatto mettere due fermi a bottone proprio perché in navigazione questo può essere tenuto anche aperto e quindi agire anche sul VHF.
chiusura, la comoda chiusura che non fa ossido e è sempre perfetta. Rimaniamo sotto T-top, sotto il tettino del T-top. Intanto voglio dirvi che questo è acciaio 316 verniciato a polvere, quindi duraturo nel tempo. In particolare tutti i materiali impiegati sul T250VM sono quanto di meglio ci offre il mercato. Vediamo l'impianto luci. Allora, l'impianto luci abbiamo, è giorno chiaramente, posso anche accendervele ma non si vede, diciamo, l'intensità dell'illuminazione. Comunque ho una serie di LED per illuminare tutta questa parte qua, un faretto che mi illumina, diciamo, la parte di poppa, poi abbiamo due luci blu che illuminano il calpestio e una luce posteriore che non mette mai nessuno, ma sulle mie barche è sempre stata presente, che serve per la navigazione notturna. Questa è una luce che non ci riflette assolutamente né nel vetro né riflessi strani e quindi abbiamo una navigazione pulita, però allo stesso tempo abbiamo le motorizzazioni illuminate e nella navigazione notturna credo che sia basilare avere l'illuminazione sui motori, sulla scia, sul getto dell'acqua, vedere che tutto sia perfetto. Siccome io navigo spesso e volentieri nelle ore notturne, questo è un particolare importante per la navigazione. Due parole sulla copertura dell'intelaiatura in acciaio, ossia il tetto dell'imbarcazione 250VM. È un tetto che abbiamo cercato di tenerlo veramente leggero, con dei laminati nuovi, con un sistema nuovo di concezione. È venuto un tetto che, se non erro, è 12-13 kg, robustissimo, imbulonato su tutta la struttura, con un progetto nuovo, particolare. Il tetto è veramente molto molto leggero, ma ci dà la possibilità poi di poter posizionare sopra luci di via, antenne e altri accessori, perché allo stesso tempo è robusto, ma leggero. Ripeto la leggerezza perché tutti i pesi che portiamo in alto fanno blandeggiare la barca a destra e a sinistra quando è in pesca, quando è stabile all'ancora o quando è in deriva. Quindi questa è una barca concepita e spostato tutti i pesi più bassi possibili. Poi dopo vedremo anche quello. Comunque questa è, diciamo, la zona dove possiamo stare tranquillamente in quattro persone. Due rivolte verso dietro, soprattutto durante la navigazione, due rivolte verso dietro e due chiaramente rivolte verso davanti, con delle maniglie per agguantarsi anche se c'è mare. Vedete, queste maniglie qua hanno una presa salda. Perché quattro persone? Perché in barca due stanno sempre comodi e gli altri due o tre stanno aggrappati, come dico io, nelle scimmie dove capitano una barca. Chiaramente poter posizionare quattro persone centrali all'imbarcazione è un vantaggio nella navigazione, perché quello che viene fatto spesso da neofiti è quello di mettersi su una murata o mettersi dietro uno specchio di poppa. Navigazione, i pesi devono essere centrali all'imbarcazione per avere un'ottima navigazione. Vediamo però cosa c'è sotto questa seduta. Allora, vi è una cassettiera, vedete, con degli scompartimenti, ognuno poi se le può far personalizzare, questi me le sono realizzati io con materiale Forex incollato e mi sono realizzato i miei spazi. Eventualmente al cantiere potete richiedere il sezionamento di quest'area come desiderate, in base alle cassettiere, in base alle vostre esigenze, oppure se volete io l'ho intesa per posizionare due cassette, l'acqua, roba che mi serve a portare di mano, forbici, coltelli, pinze, diciamo è abbastanza. Particolare importante, tutta a tenuta stagna, con la sua guarnizione, uno scalino veramente alto, 5 cm, per non far mai andare una goccia di acqua all'interno, perché qui possiamo riporvi anche delle cose, sabichi, roba, ami, fili, non deve mai trovarsi a contatto con l'umidità. Sotto a questa vi è un'altra ganzata, dico io, alla livornese, vi è una vasca pescato col suo, diciamo, scarico, facilmente da pulire, centrale all'imbarcazione, quindi ci possiamo mettere anche una quantità di ghiaccio se vogliamo, tutta coibentata. Lo scarico scarica direttamente qui nel calpestio,
proprio perché comunque con una secchiata poi può essere levato anche il sangue dei pesci o le squame dei pesci o l'esca sardine, è molto valida anche per riporvi qualche cassa di sardine. E 5 casse di sardine ci entrano tranquillamente. Come vi ho accennato all'inizio del video, è la barca dei gavoni. Infatti qui ne troviamo ben 5 nel carpestio. Questo è il gavone, diciamo, che dà accesso alle due batterie, alle saracinesche per chiudere o aprire, vasche del vivo, pompe lavaggio, diciamo una barca full option sotto ve l'aspetti lì. Questo è uno dei gavoni, vi è la presa a mare, una con la saracinesca a chiusura ermetica chiaramente. E qui si accede, diciamo, un po' a diverse cose, e questo è un gavone che rimarrà quasi sempre, diciamo, libero da oggetti, anche perché poi ce ne troviamo ben 5. Vedete che io ho messo ora un telo che mi serviva per coprire la console. Vedete, questo è un gavone che arriva praticamente fino in fondo, idem dalla parte opposta c'è l'altro gemello. Qui accanto troviamo l'altro gavone. Ora qui vi ho messo dei salvagenti, perché comunque la sto vivendo ancora poco, l'abbiamo varata da 3 giorni la barca, ora me l'assetto tutta da pesca, proprio comincio a caricarci veramente tutta l'attrezzatura. Un altro gavone importante, completamente asciutti poi, importante ve l'ha quel particolare lì. Poi andiamo a vedere lo specchio di poppa, da cos'è caratterizzato. Innanzitutto da 2 vasche del vivo che poi possono essere anche utilizzate per ospitare anche alcuni attrezzi che ci servono, tagliere, secchi, colini. Comunque questa è una vasca del vivo circa da 90 litri, quindi una vasca abbastanza importante. Con il, diciamo, livello dell'acqua che si realizza introducendo questo tubo. Chiaramente di questi tubi in metallo, in PVC, possiamo realizzarne anche 2 o 3 e quindi variare anche il livello dell'acqua, più o meno a seconda delle esche che abbiamo. Qui accanto vi è un'altra vasca del vivo, un po' più piccola, ma sempre una vasca da una cinquantina di litri. Queste possono essere utilizzate anche per sciacquarci dei materiali, con le doccette si sciacqua tranquillamente e poi si lascia asciugare. Entrambe le vasche del vivo hanno qua sotto la regolazione per il flusso dell'acqua, quindi possiamo decidere noi quanta acqua possiamo far entrare in ogni vasca del vivo. Chiuderne una, aprirne un'altra con le saracinesche sotto questo gavone, possiamo decidere se mandarne tutte e due, mandarne una e poi regolare anche il flusso dell'acqua. Diciamo che è una barca studiata, e studiata anche proprio nelle minime cose, in cose che io non ho mai visto da nessuna parte, però sono sempre state le mie esigenze. Ad esempio qui abbiamo una doccetta, no? Che normalmente viene utilizzata per farci la doccia all'estate, quando facciamo il bagno, per lavarci le attrezzature e altre cose, però con la solita pompa ho portato un altro tubo in questa zona qui, vedete, e qui ho un'altra doccetta. Voi mi direte, 2 doccette, certo, perché quando vado a pescare con sabichi e prendi sugarelli, alacce, c'è tutte le mani, e siccome guidi lo sterzo, c'hai lo sterzo da pulire e c'è la doccetta di poppa, un altro particolare. Prendo schizzi, mare, io con questa doccetta riesco a lavare il vetro da poppa, mi ci vorrebbe un tubo lunghissimo e poi dopo farei fatica a farlo rientrare. Allora ho fatto fare una T con la solita pompa, ho 2 doccette sulla barca in modo da coprire tutta l'imbarcazione. La doccetta in questo caso è un contenitore da 70-78 litri, quindi piuttosto sufficiente se non hai 2 figli come i miei, che 78 litri ci sta che la finiscono l'estate in 10 minuti. Siamo di nuovo a poppa, sportellino per poter imbarcare normalmente tonni, perché le ricciole anche pur grosse si imbarcano, diciamo, dalla murata tranquillamente. Sportellino, si accede alla zona di poppa. Zona di poppa, ci troviamo praticamente sulla plancetta del bracket, che poi un bracket non lo è ora, è, diciamo, un prolungamento carena.
Per quello ora la barca naviga veramente perfetta, perché è un prolungamento nella parte centrale della carena. Qui troviamo la scaletta a scomparsa, vedete? Viene buttata giù, il tappo richiuso, e quindi abbiamo una zona anche comoda per poter montare e scendere dall'imbarcazione. Altra cosa di esperienza mai vista, ma ideata da noi, è le fuoriuscite dell'acqua in questa zona. Vedete, non abbiamo realizzato tubi come normalmente viene fatto, dei fori passa diciamo il dente, perché poi succede che ci rimane sempre dell'acquetta in questa vaschetta, e quell'acquetta, stando ristagnando, ti crea quell'erbina che è sempre noiosa vederla sull'imbarcazione. Allora, con questo sistema l'acqua fuoriesce sempre, perché è in pendenza, e laterale fuoriesce sempre, e noi ci avremo sempre la zona della vaschetta asciutta. Quattro portacanne messi di poppa, acciaio inox 316, regolabili, si può regolare anche l'inclinazione. Sono portacanne che tengono, sono quelli che diciamo non si girano, anche se sono messi con le viti a brugole, hanno una guarnizione particolare e tengono veramente tantissimo. Quattro sono i portacanne previsti per ogni murata, cioè previsti, quelli che ho messo io su questa imbarcazione che è mia. Hanno diverse gradazioni, cioè da dritto a 15 gradi, 30 gradi, in modo da poter alloggiare qualsiasi ulteriore portacanne basculante, regolabili. Ne abbiamo 4 sulla murata di sinistra e 4 sulla murata di destra, e 4 su T-top. Cioè, in totale io ho fatto posizionare 16 portacanne. Arriverò a 18 perché ne voglio mettere anche 2 di prua sul TNT Bene, per poter posizionare la canna dei sabichi, che una volta preso i pesci esca, con sabichi non sa mai dove metterla questa canna. Allora la metti sopra, ma io la volevo mettere davanti a portata di mano eventualmente, per poter fare dei lanci anche durante l'azione di pesca. Qui ci troviamo nella propulsione, nei motori. Ora, questo è il nuovissimo Suzuki 300B dual prop. Dual prop vuol dire doppia elica controrotante, ha due eliche controrotanti, un motore fantastico, veramente fantastico, che spinge questa imbarcazione a 43 nodi di velocità massima, ma nella velocità che poi interessa a tutti, che è quella dai 20 ai 30 nodi, la barca si comporta perfettamente con questo motore. Stabile, perché il dual prop praticamente annulla il discorso della alica destrorcia sinistrorcia. Abbiamo la barca sempre in linea, come un biliardo, dico io. Potenza da vendere, doppia elica, prende molta più acqua, e quindi una barca pesante come il Tuccoli 250 VM, perché è una barca pesante, circa 2400 kg solo lo scafo. E ora non vi posso trasmettere delle cose che si vedono solamente materialmente. Aprite un portello, sentite che è peso, aprite qualsiasi cosa, picchiate da qualche parte, dal carpestio alle murate, qualsiasi cosa toccate sul 250 è massiccio, sembra di massello. Perché? Perché un fisherman deve uscire fuori, non dico in qualsiasi condizione, però noi pescatori siamo matti, vogliamo andare a pescare. Quando è tempo incerto siamo anche più contenti, perché chi ha una barca diciamo meno, un po' così, e non esce, capito? Invece col fisherman devi uscire in condizioni. Ti puoi trovare anche in condizioni particolari dove devi rientrare. Dalle mie parti una sferratura alla terra, mi diciamo noi, una sventolata improvvisa di vento alla terra, 10, 11 miglia, 12 miglia, e se non hai una barca che naviga veramente bene, solida, ti trovi in difficoltà. Invece col 250 te rientri veramente in spensieratezza. Ora però vi dico anche cos'è che manca adesso, in questo momento lì, al 250 VM. Mancano pesci, perché ancora non ci sono ancora uscito a pesca, tra i mondiali, fra portarla in cantiere, sistemarla, renderla al top, e adesso siamo al top. Chi avesse sempre dei dubbi può venirla a provare, però non in quelle giornate di patana che vi fanno vedere video, venite a provarla quando decidete voi, quando guardate le previsioni veramente particolari. Questa non ha problemi di niente ora, navigazione stratosferica, e credetemi, se vi dico stratosferica dovete venirla a provare, così vi rendete conto cosa abbiamo fatto. Un saluto a tutti da Marco Volpi, ora basta coi video, basta con tutti, ragazzi, ho una voglia di andare a pescare, muoio.